Siamo qui con Roberto Natale, presidente della Federazione Nazionale Stampa. Oggi ci sarà uno speciale, una serata dedicata proprio a Roberto Morrione. Che ricordo ha lei di Roberto? Un tifoso appassionato del servizio pubblico, un sostenitore della RAI come la vorremmo, un maestro anche dell'azione sindacale, una persona che sapeva sempre includere, aveva idee molto determinate, ma su queste idee sapeva aggregare il consenso di molti. Un giornalista che dopo 45 anni più o meno di carriera in RAI esce dalla RAI, ignorato colpevolmente dalla RAI, e sceglie di impegnarsi con la stessa passione nella battaglia per la legalità e per l'informazione sulla legalità. Persona rara anche da questo punto di vista. In questi anni i percorsi di libera informazione della Federazione Nazionale Stampa Italiana si sono incrociati diverse volte. Che battaglia avete portato avanti insieme? Beh, il rapporto con Libera Informazione è servito e serve a noi del sindacato per accrescere sempre di più l'attenzione al modo in cui l'informazione italiana parla, o meglio non parla o parla male, dei temi delle mafie e dei temi della legalità. L'ultima battaglia fatta insieme è quella sullo sportello antiquerele e per difendere i cronisti che ricevono richieste di risarcimento intimidatorie da parte di politici o potenti vari. E con la determinazione di Roberto abbiamo fatto partire lo sportello a Roma, e partirà subito dopo l'estate a Milano e a Napoli, e contiamo in altre regioni d'Italia. È un modo per star vicino ai cronisti minacciati, e al tempo stesso la battaglia comporta il fatto che stiamo chiedendo al Parlamento di modificare una legge sulla diffamazione che è pericolosa perché censoria. Insomma, si tratta di eliminare un'altra forma di bavaglio.